Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Come avrete potuto leggere dal titolo, oggi parliamo di Puro Bio, dei nuovi correttori di Puro Bio, nella nuova formulazione e anche dell'eyeliner. Ho ricevuto questa box da Puro Bio, mi è stata inviata completamente così in maniera inaspettata. Io non aspettavo questo pacco, quindi sono stata felicissima perché, a parte essere bellissima, cioè veramente carino il packaging, poi all'interno è fatta in questo modo. Ci sono tutti i correttori più l'eyeliner, il nuovo eyeliner. È tutto interamente vegano, cosa che per me è incredibile perché solitamente almeno uno o due prodotti non sono vegani, invece qua è tutto, tutto vegano. Non ho ancora toccato niente. Allora, questo è l'eyeliner che è fatto con il carbone vegetale, cioè il nero è dato appunto dal carbone vegetale. Questi sono i correttori fluidi, di cui due sono dedicati alla correzione, alla color correction, quindi quello verde che corregge i rossori, quello arancione che corregge lo scuro delle occhiaie. E poi qui ci sono altri correttori che sono invece in formato stick. Voglio iniziare a correggere le mie discromie. Come potete vedere, non è un bel periodo per la mia pelle. E quindi vado a mettere questo, che è il colore verde, è un correttore appunto fluido, che andrà a neutralizzare il colore rosso, perché il verde è il colore complementare del rosso e quindi va a neutralizzare. È fatto così, il packaging è veramente carino. Tra l'altro, tutti questi pack sono in plastica riciclata. Faccio così, vado a metterne un po' sul dorso della mano e poi prendo il correttore che mi sembra più simile al mio incarnato. Proviamo con il 4, lo metto di fianco. E poi faccio un mix tra i due. Faccio questo mix e dovrebbe uscire una sorta di verde misto a rosino, molto desaturato. E poi vado direttamente qua sui miei rossori. Ne ho messo poco, provo ad abbondare. Ok, rifaccio il mix aumentando le dosi perché ne ho messo veramente troppo poco. Però diciamo che questo mix è perfetto se avete couperose, se avete magari dei brufoli infiammati, tutte cose di questo genere che sono rosse, molto rosse. Fate un mix con il vostro correttore e va subito a neutralizzare il tutto. Mi piace molto quest'idea di poter gestire il colore, decidere quanto verde mettere, quanta quantità, cioè sono dei colori puri che potete poi gestire. Vedete comunque quanto ho neutralizzato il rossore? Anche in questa zona un po' di rossore. Qui io vado a metterne un po' ovunque dove vedo rossori, però mi sembra proprio che funzioni benissimo. Tra l'altro la texture è abbastanza idratante, non è uno di quei correttori completamente secchi che si asciugano, mi sembra morbida. Ovviamente il volume rimane perché quello non si può coprire. Questo è il risultato, non sono proprio la più carina del mondo, però i rossori effettivamente si sono attenuati tantissimo, li ha coperti secondo me molto bene. Adesso ovviamente la faccia un po' grigia, però passiamo alla fase successiva, cioè proviamo l'altro correttore correttivo, questo è il C2, e vado a mixarlo al correttore fluido da una parte e al correttore in stick dall'altra. Vediamo come corregge le occhiaie. Questo lo stesso dovrebbe andare a neutralizzare un po' lo scuro dell'occhiaia. E faccio esattamente la stessa cosa che ho fatto con il verde, vado proprio a mixarlo. E potete decidere voi quanto arancione utilizzare, quanto correttore utilizzare e poi mischiarlo. Ovviamente i correttori li potete utilizzare anche da soli, cioè qua stiamo provando per bene tutto. Però ci sono persone che non fanno la color correction, io non la faccio quasi mai a dire la verità, però sono carini da comprare anche i singoli colori correttivi, cioè magari avete un correttore che vi va benissimo, però vedete che ancora avete lo scuro, eccetera, potete comprare semplicemente quello correttivo e mixarlo. Mi piace un sacco la texture comunque, è veramente cremosa. Molto piacevole. Vado a sfumarlo adesso anche con una spugnetta e vediamo poi di aggiungere un correttore un pochettino più chiaro per illuminare. Questa è quella differenza tra lato con correttore correttivo più correttore normale e qua non ho niente. Adesso aggiungiamo il numero 3, non vi ho detto che prima ho utilizzato come correttore il numero 4. Sì, adesso vado ad utilizzare il 3 che è un pochettino più chiaro. Lo applico direttamente nel contorno occhi, ne applico poco magari. E
e lo metto qua all'interno e qui all'esterno un pochino. È molto sottile questo correttore, devo essere onesta. Mi piace un sacco. Chiaramente questa è una prima impressione, poi vedremo con il tempo se varia la formulazione, eccetera. Mi ritengo abbastanza soddisfatta. Adesso andiamo a provare il correttore in stick. Però sapete che forse questo lo utilizzo da solo. Vediamo direttamente come da solo. Ho preso il numero 4, non so se sia chiaro. Vediamo un po'. Forse un po' chiaro. Io non sono un amante dei correttori in stick, assolutamente. Si è comunque sfumato subito, non mi sembra corposo, è decisamente più corposo di questo, ma è normale, un correttore in stick è sicuramente più coprente, più corposo. Sfumato non mi sembra chiaro, ne vado a mettere ancora un po' e lo sfumo con un pennello. Mi sembra proprio un buon correttore, preferisco comunque quello liquido perché è più idratante, però non mi dispiace per niente. Vi dirò, sono abbastanza soddisfatta da entrambi i lati. Non l'ho trovato per niente secco il correttore in stick, anche questo mi sono dimenticata di dirvelo, è in plastica riciclata. Carini pack, un po' duretti, anche sbattuto. È fatto in questo modo il correttore in stick. Adesso copro tutto con un fondotinta perché questo grigino verdino non benissimo e ci rivediamo tra poco. Questo che vedete è il risultato finale su tutto il viso. Tutto sommato mi piace il risultato anche sul contorno occhi. E adesso passiamo all'eyeliner. Questo eyeliner va agitato da 1 a 2 minuti, quindi io adesso inizierò ad agitare. Passati 2 minuti ci rivediamo e lo applichiamo. Ok, ci siamo. Questa qui è la punta, abbastanza sottile devo dire. Ok, vedo già che non è nero intenso, ma è un po' diluito, diciamo. Molto facile da utilizzare con questa punta. Boh, è diluito questo eyeliner, cioè non è per niente nero, è tipo grigio. Non capisco, non benissimo. Tutto sommato l'effetto finale non è male, ma non è sicuramente quello che io cerco, cioè voglio un eyeliner bello nero, intenso. Questo è un po' acquoso. Non so, mi sembra che adesso stia colorando un po' di più. Vi faccio vedere più da vicino il risultato. Questa ovviamente era una prima impressione di questi prodotti. Devo dire che i correttori mi sono piaciuti. Quello in stick è decisamente più coprente anche per la sua formulazione che appunto è più compatta. Quello fluido è molto bello, molto sottile, si sfuma benissimo. I colori correttivi io non sono solita utilizzarli, però trovo che siano molto comodi se si vuole appunto correggere i rossori, le occhiaie che magari in un determinato giorno abbiamo un pochettino troppo pesanti, si ha un po' di tempo in più per dedicarsi appunto a questa correzione. Mi piace tanto anche l'idea di farli così puri da gestire, da diluire, in base appunto alle proprie esigenze. Eyeliner, boh, non l'ho capito, devo essere onesta. Ok, ha questo pigmento naturale, con il carbone vegetale, però non so, a me piace un diverso tipo di eyeliner, un bel eyeliner nero. Cioè, tutto sommato il risultato è molto carino. Però non voglio ripassarci sopra 30 volte per avere quel risultato che mi piace, cioè ora vedendolo è un bel eyeliner. Vediamo magari quanto dura, se mi si trasferisce su queste cose magari vi aggiorno su Instagram. Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace, così in caso ne faccio altri. Io spero di avervi fatto compagnia, come sempre se volete sostenermi iscrivetevi al canale, lasciatemi un pollicino in su o un commento. Io vi mando un bacio gigante e ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao!